trovare eventualmente gli asintoti verticali e orizzontali. La cosa che dobbiamo fare innanzitutto, quando abbiamo una funzione, è determinare il suo dominio, ecco, indicando eventualmente gli estremi finiti e o infiniti. Come possono essere gli asintoti? Abbiamo visto verticali, orizzontali e obliqui. Quindi se il limite della funzione per x che tende a c è uguale a infinito, dove c è un punto escluso dal dominio, allora siamo in presenza di un asintoto verticale di equazione x uguale a c. Invece abbiamo un asintoto orizzontale di equazione y uguale a l, dove l è un numero finito, e se il limite della funzione per x che tende a infinito è uguale proprio a l. Per gli asintoti obliqui vi aspetto al prossimo video.